Renzi stasera ha risposto a chi diceva non sono stato votato per cambiare l'articolo 18, che quelle elezioni sono state perse, dunque adesso questo discorso si può cambiare. E evidentemente quando ti candidi a governare il paese e perdi le elezioni, la legislatura va avanti, perché siamo in una democrazia parlamentare, è doveroso per mandarla avanti cercare degli accordi, e quindi non ti puoi attenere scrupolosamente a quel programma. D'altra parte noi abbiamo fatto le larghe intese all'inizio della legislatura, addirittura insieme a Berlusconi, non era certo nel programma del Partito Democratico, e Stefano di quel governo era viceministro, e anche questo credo non fosse esattamente conforme al mandato che aveva ricevuto dagli elettori, però l'ha fatto come l'abbiamo fatto tutti insieme, perché ci siamo fatti carico di governare il paese pur in una situazione parlamentarmente molto complicata. Noi non abbiamo eliminato l'articolo 18, abbiamo corretto ulteriormente l'articolo 18, io non l'avrei fatto, evidentemente l'ho detto anche in direzione, io non avrei toccato più l'articolo 18 dopo la riforma della Fornero, però lo abbiamo fatto in una legge delega sul lavoro in cui ci sono tante altre cose, lo abbiamo fatto lasciando il diritto al reintegro per i licenziamenti discriminatori e disciplinari, tant'è che autorevoli commentatori come Boeri hanno scritto il giorno dopo che allora non cambiava niente sull'articolo 18. È chiaro che questa è una scelta complicata, ognuno può fare la sua valutazione, però appunto l'argomento che non era nel programma è un argomento difficilmente utilizzabile per le ragioni che ho detto prima. È chiaro che questa è una scelta complicata, ognuno può fare la sua valutazione, però appunto l'argomento che non era nel programma è un argomento difficilmente utilizzabile per le ragioni che ho detto prima. Cioè, ho fatto una valutazione diversa dalla sua e credo che in questo caso le sue siano valutazioni sbagliate. Ma è un problema dentro il PD che contemporaneamente la Leopolda una parte dei deputati sia in piazza con la CGIL? Ma da me no, siamo un grande partito, io non fossi stato a Roma non ci sarei andato, perché trovo curioso che dal lunedì al venerdì si votano i provvedimenti del governo in Parlamento e il sabato si va a manifestare contro il governo in piazza, però non c'è problema, è successo altre volte, accadrà sempre, non, per me non è un problema. Renzi oggi ritorna a parlare di legge elettorale, premio di lista invece che di coalizione, una mossa per asfaltare anche i piccoli partiti questa. Un proporzionalista puro come me, l'unico rimasto nel Partito Democratico, considera il premio di lista sicuramente un passo avanti e spero che si possa arrivare a quello. Ci si prepara al voto? No, questo no, l'abbiamo escluso tutti, lo ha escluso oggi anche il Presidente del Consiglio, noi cercheremo di portare questa legislatura a compimento. I piccoli partiti qualche volta hanno effettivamente questo potere di veto, lo esercitano proprio perché è la loro forza, e quindi io credo che si possa stare in grandi partiti con sensibilità diverse, cercando di muovere le cose, però è più utile stare nei grandi partiti. Io perlomeno sono tra quelli che la pensa così.